È andato di scena questa mattina un sit-in di protesta di alcuni lavoratori in cassa integrazione davanti ai cancelli dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto. Tra i motivi della contestazione, la poca attenzione della proprietà franco-indiana verso i parametri standard di sicurezza e la trasformazione della cassa integrazione ordinaria in CIG con causale Covid. Presente anche una delegazione di alcuni gruppi sindacali. Stamattina assistiamo per l'ennesima volta a quello che è, diciamo, il frutto dell'operato di ArcelorMittal. Lavoratori incazzati, lavoratori che sono disperati per la situazione economica e all'interno dell'azienda stiamo vivendo, diciamo, una pressione talmente alta che poi porta a gesti disperati come questo alla fine. Ecco perché stamattina stiamo di fronte a dei lavoratori che per prima subiscono danni. Questi sono lavoratori che in passato hanno sempre subito la cassa integrazione e continuano a subire la cassa integrazione. Parliamo di reparti come Trauno, tubifici che sono da tempo ormai fermi. Noi chiediamo spesso e volentieri, anche perché questi lavoratori hanno il diritto, come tutti quanti gli altri, di avere una dignità da lavoratore, quindi chiediamo da subito un intervento del governo, perché l'unica persona che potrebbe intervenire direttamente su questa situazione è il governo, l'unico è il potere di intervenire. Noi lo stiamo gridando a gran voce e questi lavoratori sperano in un intervento del governo.